Claudio Giamporcaro, questa sfida contro il Laurentino Fontostiense è stata equilibratissima fino al fattaccio, insomma, fino alle espulsioni. Poi l'espulsione di Margari in qualche modo, insomma, vi ha penalizzato. Purtroppo, avete visto tutti, la partita era equilibrata. Secondo me oggi 5 contro 5 col portiere nostro vinciamo la gara. Solo che gli episodi, un po' di nostra testa che non c'è, la partita l'abbiamo buttata letteralmente. Proprio una cosa... Non so che dire ora. Forse qualcosa da salvare nel finale, almeno la reazione d'orgoglio l'avete approcciata, insomma. La reazione sicuramente, però oggi sono sincero, c'è da salvare poco, ma di testa soprattutto, perché di gambe le cose le facciamo, la partita è nelle nostre mani, poi abbiamo sprecato tutto di testa nostra. Ora nella sfida di ritorno, insomma, sarà dura, però magari si può anche ribaltare. Tutto nel calcio a 5 è possibile, noi ci metteremo tutta come sempre, cercheremo di andare con un'altra testa però. Antonio Passarelli, presidente del Laurentino Fontostiense, vittoria comunque importante in trasferta contro la PR, avete giocato un secondo tempo convincente. Abbastanza, stiamo venendo da un gruppo di partite che stiamo vincendo fuori casa e in casa, quindi vedo l'euforia dei miei giocatori, è stata, eccetto quel piccolo disguido che c'è stato, penso che la siamo meritata. Adesso al ritorno sarà più facile o comunque dovrete mantenere alta la guardia? Loro dovendo venire in casa nostra è un po' più difficile, perché noi lì è un ambiente abbastanza caldo, un campo molto più grande di questo e noi ci siamo abituati, a loro no. Quindi penso che è molto più facile, me lo auguro, non vorrei essere di malaugurio.